Buongiorno a tutti quanti, siamo sul secondo passo della nostra serie che abbiamo iniziato la settimana scorsa che riguarda il perdono. Abbiamo visto che il perdono è un argomento vastissimo, un argomento molto grande, un argomento centrale della cristianità, il cuore del cristianesimo, poiché si basa sul perdono, si basa il non giudizio di Dio. Non giudizio del questo è buono, questo non è buono, questo lo salvo, questo non lo salvo, ma si basa il perdono di Dio che salva tutti coloro che lo accettano come Signore della propria vita. Gesù ha detto questo, Giovanni 12 al versetto 47, la seconda parte: io non sono venuto a giudicare il mondo ma a salvare il mondo. Gesù avrebbe avuto tutto il diritto di giudicare il mondo, di giudicarlo e di condannarlo. Il mondo aveva girato le spalle col peccato a scovare, il mondo lo avrebbe crocifisso, per cui aveva tutte le necessità, tutte le ragioni di giudicarlo. Ma lui dice: non giudizio, ma salvezza, non condanna, ma perdono. Il concetto è molto semplice: per poter salvare qualcuno, qualcuno che detesto, che ha fatto del male contro di me, qualcuno che mi ha offeso, qualcuno che mi ha pesantemente fatto soffrire, e noi tutti quanti abbiamo fatto soffrire il nostro Padre Celeste, per poterlo salvare la prima cosa che devo fare è perdonare. Non posso salvare qualcuno che nel cuore non ha perdonato. Per poterci salvare, Dio aveva per prima cosa la necessità di perdonarci. Dio è un Dio che perdona a motivo della sua grandezza e del suo piano di salvezza. Dio non poteva rimanere nostro nemico e salvarci. Dio doveva ritornare a essere il nostro amico e salvarci. Per poter essere buoni discepoli, veri discepoli, io devo avere le stesse caratteristiche che ha Dio in Gesù Cristo. Prima cosa abbiamo la necessità di perdonare, esattamente come Dio perdona. Vedete che questa serie si chiama perdonare come Dio mi perdona. Dio mi perdona e io come il suo discepolo non posso fare altro che perdonare. Sono costretto dal mio aver accettato Gesù a perdonare le persone. Abbiamo detto la volta scorsa che solo chi si sente perdonato perdona, solo chi si sente che è stato perdonato. Ed è per questo che Gesù ci insegna, insegna ai discepoli, quando i discepoli dicono: ma Gesù, ma come dobbiamo pregare al nostro Padre? E lui gli insegna quello che è il Padre nostro. Quasi alla fine della preghiera perfetta di Gesù del Padre nostro, mette questa frase: rimettici i nostri debiti come anche noi abbiamo rimessi ai nostri debitori. Ci sono altre traduzioni un pochino più che spiegano un pochino meglio il concetto, perché si parla di debiti, si parla di soldi, di cose che bisogna dare, e per esempio la parola in vita la mette così: perdona i nostri peccati come noi abbiamo perdonato a quelli che ci hanno offesi. Allora, guardate bene i verbi che ci sono in queste due frasi: rimettici e perdona. E poi abbiamo rimessi e abbiamo perdonato. Ora, mi spiace di andare un pochino troppo sul tecnico, però è importante capire il tempo di questi due versi per capire la tempistica che Gesù dà al perdono. Allora, il primo verbo è rimettici o perdona. Allora, questo tempo, che è stato tradotto con un presente semplice, rimettici adesso, in greco è, non vi offendete, un aoristo imperativo attivo. Non lo tradurre già, è un verbo in greco. È un tipo di coniugazione che non esiste in italiano e non penso nemmeno che esista in inglese,
che non è presente qui, perché chi sembra dice perdona i nostri peccati, quando adesso perdona, ci devi perdonare, perdona, ci sembra un'invocazione, oh Signore perdona i nostri peccati. L'aoristo invece è un tempo che indica un'azione, non ci dà l'indicazione di quando è stata fatta questa azione, se è stata fatta nel passato, nel presente o verrà fatta nel futuro. Vi faccio un esempio: quando voi leggete una ricetta della pasta, mettiamo, a un certo punto si dice scolate la pasta. Ma che cosa significa? Che tu la devi scolare adesso? Oppure che la devi aver scolata? Oppure che la scolerai in futuro? No, semplicemente dice che è un'azione che prima o poi, se vuoi mangiare la pasta, la devi fare. Che ci dice che per mangiare la pasta è un'azione che va fatta con il passato, nel presente e nel futuro. Per mangiare la pasta devi scolare. Vediamo il secondo verbo. Abbiamo rimessi e abbiamo perdonato. Allora, nella versione italiana è stato messo l'imperfetto. In inglese no. In inglese è rimasto presente, è rimasto come noi rimettiamo, come noi perdoniamo. Il tempo è lo stesso, è sempre l'aoristo imperativo attivo. Che significa? Significa che alla stessa maniera non ci sta dicendo che abbiamo perdonato, perché altrimenti sembra che rimettici i nostri peccati, perdonaci perché noi abbiamo perdonato. Sembra che il motivo perché Dio ci perdona è perché noi abbiamo perdonato in anticipo. No, Gesù dicendo come abitudine Dio ha l'abitudine di perdonare. Perché ha perdonato nel passato, perdona nel presente e perdona nel futuro. Alla stessa maniera tu devi avere l'abitudine a perdonare nel passato, le cose passate, devi perdonare le cose al presente e dovrai essere chiamato a perdonare in futuro. È stato chiaro? È complicata la struttura, però è importante capire che Dio sta dicendo che perdonare non è un'azione che si fa una volta, ma per un credente perdonare è uno stato della vita. Tu sei salvato, tu sei nella grazia di Cristo, tu sei chiamato a perdonare sempre, sempre. Una brutta traduzione potrebbe essere questa, mi dai il prossimo, perdona nel passato, perdona oggi e perdoni in futuro i nostri peccati, così come noi abbiamo perdonato in passato, perdoniamo oggi e perdoneremo in futuro quelli che ci hanno offeso. È brutta come traduzione, ma rende l'idea di del posto dove siamo. Noi siamo credenti e siamo chiamati a vivere in un perdono continuo. Allora, Gesù ci conosce bene però, sa che quando si tratta di essere perdonati, oh mamma mia, siamo contentissimi, facciamo salti di gioia. Quando si tratta noi di perdonare gli altri, è tutto un altro paio di maniche. È una cosa differente. Ci conosce bene anche perché ha avuto l'esperienza di amici molto intimi che erano esattamente come me, come te, che erano molto riluttanti, oserei dire stitici, a dare il perdono. Proprio era uno sforzo molto grande. Guardate questa conversazione che ha Gesù con Pietro in Matteo 18, al capitolo 18. Allora, il capitolo 18 dice così: allora Pietro si avvicinò e disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte? Che razza di domanda? Cioè, sembra strana, ma bisogna metterlo nel contesto della legge ebraica. La legge ebraica diceva: per legge tu hai ritenuto a perdonare una persona 3 volte, no? Ti perdono la prima volta, ti perdono la seconda volta, ti perdono la terza volta, dalla quarta in poi io a sinistra, tu a destra, non mi passare davanti perché ti metto sotto anche sulle strisce pedonali. Per cui io ho fatto il mio nel passato, se mi fai la quarta volta uno sgarbo è per sempre. Allora, il buon Pietro
sa che c'è questa legge che deve perdonare, sa che ha ascoltato il Padre Nostro, qui siamo al capitolo 18, il Padre Nostro è il capitolo 6, e poi se vedete i versetti prima, quelli che vanno dal 15 al 26 di questo, al 17 di questo capitolo, c'è Gesù che gli dice come devono perdonare. Allora, in questo contesto Pietro dice: come posso far bella figura con Gesù? Come faccio a far bella figura? La vediamo. La legge dice che devo perdonare 3 volte. Facciamo una cosa: perdoniamo, raddoppiamo la quantità di perdono, facciamo 6 e tiè, ce ne aggiungiamo un 7°, va, così facciamo colpo su Gesù. Gesù, che dici? Perdono 7 volte, sono bravo, vero? Gesù conosce il cuore di tutti, conosce il cuore di Pietro e sa che Pietro ultimamente ha fatto questo calcolo, questo calcolo, e gli risponde in questa maniera. E Gesù a lui: io non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Ora io mi sono fatto un calcolo, 7 per 7 fa 49, moltiplicato 10 sono 490 volte. Ammesso che io perdono una volta al giorno, fanno un anno, 3 mesi e 5 giorni di perdono incondizionato. Allora, qui Gesù non è che vuol far ripassare le tabelline a Pietro, perché era stato rimandato in matematica, non è quello. Vuole spiegargli un concetto. Gli sta dicendo: vuoi sapere quante volte devi perdonare? Ogni volta che qualcuno ti offende lo devi perdonare per 490 giorni. E a ogni nuova offesa devi cominciare in conto da zero. In pratica, figlio mio, tu dovrai perdonare fino a che avrai vita su questa terra. E questo è il concetto che sta dicendo. Pietro, non fare caso. Tu sei salvato. Chi è stato perdonato deve perdonare. Devi continuare a perdonare. E per chiarire meglio il concetto, spiega facendo un racconto. Gesù è famoso nei suoi racconti, vedremo la metà di questo racconto oggi e la prossima la vedremo la prossima settimana. Matteo 18, 23 al 24 dice così: perciò il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servitori, e avendo cominciato a fare i conti gli fu presentato uno che era debitore di 10.000 talenti. Allora, al cambio attuale 10.000 talenti sono circa 8.600.000 euro. Una piccola finanziaria, insomma. Allora, lo stipendio medio dell'epoca di un servo era di 0,86 centesimi al giorno. Io non so bravo in matematica, fatevi i conti di guadagnando 0,86 centesimi al giorno come poteva ripagare 8.600.000 euro. Una cifra, non lo so. E per cui chiaramente è una cifra enorme. Mi dai la prossima? E poi che Matteo 18, 25, e poi che quello non aveva i mezzi per pagare, come avrebbe potuto, il Signore comandò che fosse venduto lui con la moglie e i figli e tutto quanto aveva, e che il debito fosse pagato. Allora, il re ha tutto il diritto, questo gli deve una cifra enorme, il debito è colossale, non è più sanabile, che fa? Cerca quello che si chiama dal punto di vista economico un rientro finanziario, vediamo quello che riusciamo a ottenere dalla vendita di tutta quanta la famiglia, di tutte quante baracche e burattini di questa famiglia, e vediamo quello che riesco a ricavare. La situazione è praticamente disperata, perché servo, ma il servo che cosa fa? Matteo 18,26. Perciò il servo, gettatosi a terra, si prostrò davanti a lui dicendo: abbi pazienza con me e ti pagherò tutto. Ma va, 8.600.000 euro guadagnando 0,86 centesimi di euro al giorno, la vedo dura. Se non fosse tragica la proposta del servo, sarebbe quasi comica.
ci sarebbe da mettersi a ridere. Il re avrebbe potuto dire: ma che stai a dire? Ma che cosa stai dicendo? Ma come puoi pagarmi un debito del genere? Ti vendo, vendo di recuperare almeno. Però, miracolosamente, che cosa non c'è? Versetto 27. Il Signore di quel servo, mosso con passione, lascia andare e gli conto no. Miracolo. Mi dai la prossima? Ora. Ricordate questa, vero? Abituatevi, perché per tutta la serie ve la ripropongo. Allora, questa è la famosa immagine della piramide, no? C'è l'offesa, no? C'è l'offesa, che era la mancanza di pagamento. Secondo voi, da che parte ha deciso di cominciare la piramide il re? Dal basso o dall'alto? Oh, sveglia. È una domanda. Dal basso. Per cui ha offeso alla relazione? Dall'alto. C'era un'amicizia prima con il servo, che è stata interrotta, e piuttosto che andare su nella reazione, separazione, perdono condizionato, tolleranza, il re decide di dare il perdono. Gli condona tutto quanto. Ora, chiaramente, nella storia, ovviamente, il re rappresenta Dio, che ovviamente è sceso. Per Gesù è ovvio che quello che Dio intende per vero perdono è dare un perdono subito, totale, incondizionato. Non ti perdono se. Qualcosa di completamente immeritato. Il servo non si meritava di essere perdonato, e aveva fatto un debito enorme e non voleva più pagare. Qualcosa di immotivato non c'era nella volontà. La volontà del servo di ripagare era ininfluente, perché guadagnando 0,86 centesimi non avrebbe mai potuto onorare il debito. Tra parentesi, che ci aveva fatto tutti questi soldi sto servo? E qualcosa che ha a che fare non con quello che è successo, non con quello che è successo, il debito o la promessa del servo, ma con chi è la persona offesa. Chi è la persona offesa? Era Dio. Non ha a che fare col fatto che il debito voleva essere ripagato, ma era Dio in controllo, era il re in controllo di quel debito. Gesù dice nel versetto che ebbe compassione. Sappiate che questa stessa frase è la frase che Gesù dirà guardando, quando da un'altura guarderà Gerusalemme, ebbe compassione, pianse su Gerusalemme, perché erano come pecore senza un pastore. La parola, che non vi dico come si chiama, come si dice in greco, tanto è ininfluente, ha a che fare con i movimenti della pace. Avere compassione significa sentire qualche cosa che si muove nella pancia. Vi ricordo, se siete esportato, che per gli ebrei il ragionamento era nel cuore, nella testa c'era zuppa di patate, non c'era niente. Il ragionamento era nel cuore, i sentimenti erano nella pancia. Però pensateci ancora anche bene, perché anche nella nostra maniera qui italiana si dice mi si girano le budella, brutta frase, cioè, sentire sono sconvolto, mi sento male, mi sento, è una cosa che mi fa girare le budella, brutta come frase, però se ti dice proprio lo sento il re non ha perdonato perché gli ha chiesto scusa, perché il servo gli ha chiesto scusa. Il servo tra l'altro non chiede scusa, il servo va là e gli racconta una balla spaziale dicendo ti ripago tutto quanto, dammi tempo e ti ripago tutto. E il padrone, il re, non gli dice ok ti perdono se mi ridai e quando mi ridai gli 8.600.000 euro. Il perdono non nasce dalla logica, non nasce dalla logica.
Noi dire, faremmo così, gli ebrei avrebbero fatto così, non nasce dalla logica, ma nasce dal sentimento, nasce dalla pancia. È qualcosa che devi sentire dentro il perdono, qualcosa che ti fa star male e che vuoi fare in maniera che non ti faccia più stare male. Questo, per chi segue sul sito, è il simbolo della serie di sacrificazioni che ho messo. Vedete? È una catena che si spezza e si trasforma in un cerchio. Che cosa significa? Che quando tu perdoni, spezzi la catena, spezzi fisicamente la catena che imprigiona te e l'altro, l'odio, il risentimento, liberi l'altro, ma soprattutto liberi te stesso, diventi un cielo, perché quando c'è una catena, la catena incatena qualche cosa a qualche altra. E quando tu non perdoni, stai incatenando la persona, ma l'altro capo della catena sei tu, per cui tu sei prigioniero insieme con l'altro. Finché non hai perdonato, tu sarai incatenato da quell'altra persona. Perché ogni catena è fissata in qualcosa e l'odio tuo sarà fissato verso quella persona. Finché non perdoni, non sarai mai libero. Non sarai mai libero. Ecco perché Gesù ci ha insegnato a pregare: rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Eccolo perché ci dice: perdona nel passato, perdona oggi e perdona in futuro i nostri peccati, così come noi abbiamo perdonato in passato, perdoniamo oggi e perdoneremo in futuro quel che ci hanno offeso. Per avere una vita felice, per avere una vita felice, vuoi avere una vita felice? Penso che sì, tutti quanti la vogliamo. Allora, Davide ha trovato il motivo di una vita felice. Salmo 32:1. Mi ricordo che Davide aveva qualche cosina da farsi perdonare. Quando scrive questo era ancora prima che l'avesse fatta grossa con Batsheba. Salmo 32 è prima dell'adulterio e dell'omicidio del marito di Batsheba. Davide dice: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto. Vi ricordo che beato è una cosa molto biblichese, una parola che si usa praticamente soltanto là in poche altre volte, ma significa semplicemente felice. Per cui felice l'uomo a cui la trasgressione è perdonata. Tu e io siamo felici, possiamo essere felici perché Dio ha sentito muoversi qualche cosa nella sua pancia perché ha sentito qualche cosa che doveva essere slegato, che doveva essere liberato, qualche catena che doveva essere spezzata per poterci rendere liberi. Chi è stato perdonato da un debito che non avrebbe mai potuto pagare? Avreste potuto pagare il debito verso Dio? Non avremmo mai potuto pagare il debito verso Dio. Saremmo stati esattamente come il protagonista dell'episodio che racconta Gesù. Avremmo dovuto pagare il debito di disobbedienza e di peccato tramite i nostri 0,86 centesimi al giorno. Impossibile. Gesù chiude il Padre nostro con queste parole. Matteo 6:14-15. Perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi. Semplice. Chi è perdonato, perdona. Per cui Dio perdona chi è perdonato. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. E vedremo nelle prossime predicazioni perché siamo salvi, ma
dobbiamo anche essere perdonati. Questo lo vedremo nelle prossime. Per questa, per oggi fermiamoci qua. Vuoi essere felice? Vuoi essere felice? Oppure ti piace vivere le catene del tuo risentimento? Ti piace enormemente di non slegare le persone perché dici, ah, io a quello non lo perdonerò mai? Lo vuoi tenere incatenato? Attento, attenta, perché così stai incatenando te stesso, stai incatenando te stesso. Se trovi difficile perdonare, se trovi difficile, ah, io non ce la faccio a perdonare, beh, sai che cosa c'è? Probabilmente non hai capito bene, non hai capito fino in fondo di quanto Dio ti ha perdonato. Tu non hai capito fino in fondo di quanto Dio è sceso con la mano nel suo basso per perdonarti. È sceso così tanto da mandare suo figlio a morire su quella croce. Gesù vuole che ti senta pienamente perdonato, che tu ti senta pienamente perdonato e che tu sia capace di spezzare definitivamente per sempre qualsiasi catena che ti lega a qualche altra persona, affinché tu possa essere felice, beato, vivere nella gioia. La prossima settimana vedremo la seconda parte di questo racconto di Gesù e vedremo qual è la normalità della nostra vita, cioè una persona che è perdonata, che non perdona, e vedremo anche gli effetti devastanti che ha di questo atteggiamento. Però questa settimana fermiamoci e fermiamoci anche. Signore, ti vogliamo ringraziare, ti ringrazio perché tu hai rotto le catene, tu deliberatamente hai pagato per noi un prezzo che noi non saremmo mai stati capaci di pagare. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa che hai sentito oggi, prega siano queste cose nel tuo cuore. Sì, Signore Gesù, io ti ringrazio. Ti ringrazio di aver pagato un conto che io non avrei mai potuto pagare. Qualche cosa che non sarei mai arrivata con il mio salario quotidiano di uomo e di donna. Non avrei mai potuto ripagare i danni che ha fatto il mio peccato, i miei peccati. E Signore, siccome tu sei un Dio che perdona, e siccome io sono tuo figlio, siccome io sono tua figlia, voglio apprendere da te come perdonare, come slegare le persone, come rompere le catene. Ti prego che nelle prossime settimane tu mi metta davanti tutte le situazioni che ancora io devo perdonare, dove non ho concesso un pieno e completo perdono dal mio cuore. Voglio che tu mi faccia sentire qualche cosa che gira nella pancia, qualche cosa che mi fa stare male, affinché io possa perdonare con tutto me stesso, con tutta me stessa. Tutto questo lo prego nel tuo santo nome, Signore Gesù, chiedendo l'aiuto dello Spirito.